Ciao ragazzi, in questo video voglio aggiornare il mio punto di vista su cripto ed NFT, perché questo è come se fosse un po' il diario del mio percorso all'interno del Web3. E siccome alcune visioni sono cambiate con il tempo, voglio metterle nero su bianco. Diciamo che penso di essere entrato in una terza fase, dove la prima fase è la fase dove si viene a contatto con questo settore, non si capisce nulla, blockchain, NFT, DeFi, cripto, concetti apparentemente molto difficili, dove molti mollano subito perché si fanno spaventare e molti invece continuano ad approfondire fino a poi imparare questi concetti. Tra l'altro continuerò a ripetere sempre che secondo me il gaming è il mezzo migliore per l'adozione di massa, dove questi concetti si imparano letteralmente giocando. Nella fase 2, una volta capiti questi concetti, ci si inizia a sentire dei geni, perché gli altri non li capiscono, noi li capiamo. Mettiamoci anche che si inizia a fare qualche profitto e ci si sente veramente dei maghi. Questo porta ad un'euforia incredibile, che a sua volta porta spesso ad una batosta, dove si perdono i profitti che si sono fatti e si impara una lezione. Tutto questo rientra nella fase 2 di comprensione di questo mondo. Dopo un anno e mezzo per me è iniziata quella che è la fase 3, che è una fase dove ho capito che non si diventa ricchi con le cripto e gli NFT. E adesso mi spiego. Se nel 2022 il mio goal era aspettiamo il bull market, dove tutti gli NFT e le cripto scoppieranno di valore e poi divento ricco, questo concetto è estremamente ignorante, perché se la mia ricchezza, la mia situazione finanziaria dipende da circostanze esterne, come un mercato che esplode, non è reale ricchezza. Non si può dire al proprietario di casa a cui bisogna pagare l'affitto questo mese non posso pagarti perché gli NFT e le cripto sono droppate del 40%. Infatti la mia visione non è cambiata sotto l'aspetto che cripto ed NFT siano il futuro, perché ne sono ancora convinto al 100%, ma sono un modo per moltiplicare la propria ricchezza e non per crearla da zero. Un po' come investire nel mercato tradizionale. Quello cripto ed NFT è molto più rischioso, molto più volatile, ma il concetto è lo stesso. E l'idea, come avevo già spiegato nel video del perché i free mint mi stavano fregando, è quella di aumentare la propria earning capacity, ovvero la capacità di guadagnare di soldi con delle abilità. E solo dopo che si sono guadagnati questi soldi con le proprie abilità, reinvestire parte di quei guadagni nel mercato, che si moltiplicheranno nel tempo. Ma non abbiamo fretta, perché intanto noi il nostro cash flow mensile, quindi il nostro flusso di soldi mensile, lo abbiamo e deve essere il più alto possibile. Perché immaginiamo che si abbiano 1000 euro a disposizione, è estremamente difficile che si riesca a fare un per 50 e arrivare a 50.000 euro nel giro di un anno. Quindi basare la propria vita, la propria stabilità economica su qualcosa che non dipende da noi è un concetto molto rischioso, e comprare un NFT sperando che esploda è una scelta altrettanto sbagliata dal mio punto di vista, e stavo commettendo io stesso questo errore. Per quanto sembrerà un cliché, come al solito, investire su se stessi è quello che ha il ritorno sull'investimento più alto di tutti. Davvero, comprare un libro costa niente e può dare dei ritorni incredibili, perché stiamo migliorando le nostre capacità. Oppure approfondire su YouTube, su vari blog, questo settore, e imparare a creare valore nei progetti del Web3, che può essere gestire una community, gestire dei social, scrivere degli articoli. È un modo per avere intanto quei 1000-2000 euro al mese in più che si possono mettere da parte o che si possono reinvestire. Io vi porto il mio esempio pratico, dove, essendo molto appassionato di video e di social, porto questo valore, questa abilità nelle aziende del Web3, provo a vendere questo concetto, e per cui vengo pagato e questi guadagni li reinvesto, uno, nelle mie skill per diventare sempre più bravo, portare sempre più valore e quindi poter chiedere sempre di più, e due, reinvestirli nel mercato cercando progetti interessanti. Ma se andassi solo a caccia dei progetti, come facevo anche solo a inizio 2023, non è sensato dal mio punto di vista, perché non ho quel cosiddetto cash flow, ovvero i soldi che mi entrano ogni mese, e quindi prima o poi finisco quel budget che ho e mi tocca aspettare con le mani in mano la bull run, che è una circostanza esterna e non dipende da me. Quindi personalmente continuo a credere e ad essere sicuro
sicuro che nel giro di 2 o 3 anni, come ho spiegato nel video della previsione shock, che secondo me è uno dei video più importanti da guardare e da non perdersi, ci saranno letteralmente milioni di euro da prendere per chi si posiziona bene ora. Però il mio focus principale nel bear market è quella di creare e migliorare le mie skill, su cui poi monetizzare e poi reinvestire nel mercato. Penso che riprenderò questo video tra qualche anno. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti e come vi state posizionando voi in questo bear market. Mi raccomando, entrate nel server Discord di Web3 Gaming Italia, dove possiamo fare queste discussioni ogni giorno e troverete degli italiani appassionati a questo settore. Iscrivetevi al canale per non perdervi video del genere, video analisi su giochi del Web3, su NFT, tutto riguardante questo mondo, e sono gratuiti, quindi l'iscrizione non costa nulla. Vi consiglio di guardare il video previsione shock, che è un video molto importante, oppure il video che vi consiglia YouTube. Mentre scegliete quale guardare, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.